Eccoci qui ragazzi, eccoci qui in questo video non semplicissimo da realizzare, era da un po' di tempo che non mi vedevate, sono quasi 2 settimane infatti che non carico più video, ma è un video doveroso perché ci sono diverse persone tra voi che mi seguono più assiduamente che mi stanno chiedendo che fine ho fatto e perché non sto caricando più video. Allora, questo video è un video in cui cercherò un po' di rispondere alle vostre domande, a queste vostre domande di questi giorni, non è un video che ho preparato, quindi parlerò un po' a ruota libera, non sarà facile farlo in realtà, ma ci proverò ragazzi. Allora, come leggete dal titolo, come state leggendo dal titolo, sto pensando barra ho pensato di smettere di fare video su YouTube, o perlomeno ragazzi sto pensando di smettere di fare video per come siete abituati a conoscermi, nel senso che mi sto sempre più rendendo conto che il tempo che devo dedicare, soprattutto il tempo, perché lasciamo perdere la parte economica che non è mai stata sostenibile, non ho mai preso un centesimo da YouTube, soprattutto da che ho il nuovo canale, ma anche prima quando avevo i vecchi canali si parlava di 3 euro al mese, quindi ragazzi veramente di cifre ridicole, non è mai stato sostenibile da quel punto di vista, dal punto di vista economico, ma questo non è mai stato sinceramente per me un grosso problema. Più che altro oramai ragazzi questo progetto non è più sostenibile, non si sta dimostrando più sostenibile da un punto di vista temporale, a livello di tempo, perché per riuscire a caricare, registrare, cioè forse voi, qualcuno probabilmente se ne renderà conto, ma tanti altri secondo me no, visto anche alcuni commenti che ogni tanto ricevo. Uno in particolare mi ricordo di un ragazzo che mi ha scritto, di una persona, di un utente che mi ha scritto: "Sei lento, fidati", così commento proprio citato, 3 parole: "Sei lento, fidati", 3 parole che non volevano dire ovviamente un cazzo, ma che rappresentano anche in questo caso, passatemi il termine, l'ignoranza, nel senso che si ignora il fatto appunto di non riuscire a capire quanto lavoro ci sia dietro a un video. Non è semplice registrare un video, non è semplice registrare video in serie. Quando vedete youtuber che fanno delle serie, dovete sapere che dietro c'è tanto lavoro, soprattutto tanto tempo dedicato, perché ci potrebbe essere anche poco lavoro dietro. Io potrei anche giocare, registrare, non fare montaggio, caricare tutto l'episodio intero per com'è, caricarlo, renderizzarlo e caricarlo direttamente su YouTube, ma vi assicuro che anche con una fibra e anche con un buon computer fare un lavoro del genere significherebbe portare via tante ore durante la settimana. Se si fanno delle serie bisogna fare almeno 2-3 episodi a settimana se si vuole dare una certa continuità. Capite bene che si parla di 10 ore, 15 ore, forse alle volte anche ci sono YouTuber che fanno, ci dedicano anche più tempo, 20 ore a settimana. Capite bene che tutto questo, tutte queste tempistiche per una persona magari che ha un pochino più anni, non è più un teenager, quindi come me che ha 29 anni, che ha un lavoro, una vita, una ragazza, degli amici, degli hobby, il calcetto, andare a vedere il Brescia, tra parentesi, anzi questa cosa qua la dico così off topic, sono contento del Brescia finalmente arrivato in Serie A, l'ho visto ieri allo stadio, quindi sono fresco fresco, quindi sono veramente contento di questa cosa. Quindi comunque, tornando al discorso, per una persona che ha veramente tanti impegni, ma anche una persona che ha dei medi impegni, ragazzi, avere poi il tempo e sempre la voglia di portare avanti dei contenuti anche in serie su YouTube è un qualcosa che secondo me, se non c'è dietro un riscontro economico importante, diventa poi una cosa che non è più sostenibile. Quindi o uno la prende veramente come un lavoro, oppure se è una passione, come è nel mio caso, e non è remunerata, a una certa, ragazzi, vi assicuro che riuscire a trovare il tempo barra la voglia per continuare a farlo diventa difficile. Ora, io non so dirvi se a questo video poi in realtà mi tornerà la voglia, ricomincerò a fare video di Formula 1, ricomincerò a fare tutto quello che ho sempre fatto. Questo non ve lo so dire. Infatti, questo video non è una chiusura definitiva. Potrebbe non essere una chiusura definitiva, come in realtà potrebbe anche esserlo. Non è né una minaccia né niente. Non sono arrabbiato, non sono rabbioso anche verso questa cosa. Il mio progetto è stato un progetto secondo me bello. Tanti progetti li ho interrotti perché in realtà mi rendevo conto di non avere tempo. Ho anche provato, l'avete visto recentemente, a fare le streaming perché speravo che portassero via meno tempo e mi portassero via tutta quella parte legata al montaggio e al caricamento e soprattutto al render, che era la parte più pesante di questo lavoro. Perché se si trattasse solo di mettersi lì, giocare e registrare, ragazzi, lo faccio perché alla fine io per fatti miei continuo a giocare a Formula 1, quindi per me attaccare una videocamera, capite, e parlare non è un grosso problema. La parte più difficile e la parte che porta via più tempo ed è la parte probabilmente che in questo momento mi sta pesando di più è la parte del montaggio e del render, perché io per montare un video ci metto minimo un'ora, forse anche di più per ogni episodio. Il render non parliamone, perché il mio computer rimane bloccato per 3-4 ore per renderizzare a 1080 a 60 frame. Quando si ha tanto entusiasmo, si ha la voglia, si ha gli inizi, adesso vabbè ragazzi, sono anche un anno e mezzo che faccio video su YouTube di Formula 1, ce la si fa. Io ci sono
sono stati anche dei periodi, forse la carriera più bella è stata la carriera con Sebastian Vettel, quella più seguita, quella che caricavo più volentieri e più spesso, perché in quel periodo, ragazzi, ero rimasto a un certo punto anche senza linea internet, andavo da un mio amico che aveva la fibra e facevo avanti e indietro prima del lavoro da un paese all'altro per andare soltanto a caricare i video, quindi partivo magari un'ora prima di andare a lavorare per fare soltanto questa cosa, per poter caricare 3 video a settimana. Sono riuscito a farlo per 2-3 mesi, capite bene che poi dopo o uno è a casa a far niente letteralmente, oppure non riesce più a farlo. Non lo so, ragazzi, sono un po' abbacchiato in realtà, come vedete sono un pochino così, non sono convintissimo di questa cosa neanche io, ma ci sono tanti pro e ci sono tanti contro. Forse in questo momento i contro sono maggiori rispetto ai pro. Sicuramente la parte che più mi dispiace è comunque, diciamo, interrompere un lavoro, interrompere un progetto, soprattutto anche nei vostri confronti, e parlo in questo caso, mi sto rivolgendo a tutte quelle persone che hanno seguito questo progetto, che hanno seguito questo progetto di canale, proprio anche del mio canale, per questo tempo, per tutto questo tempo, che in questi giorni si sono preoccupati di chiedermi che fine avessi fatto. Quindi io veramente vi ringrazio di cuore, uno a uno. Non sto dicendo che vi sto abbandonando, potrei anche semplicemente reinventare un po' il mio canale, magari potremmo sentirci ogni tanto, magari con delle live, magari con dei video in cui parlare magari non solo di noi, ma anche parlare di sport, parlare di Formula 1, appunto di Gran Premi. Magari potrei semplicemente dal prossimo Formula 1 fare una singola carriera, magari semplicemente con un video settimanale il sabato e la domenica, così avere il tempo magari di realizzarlo nei 5 giorni precedenti e farvi vedere magari, che ne so, prove libere, qualifiche e gara, oppure solo qualifiche e gara, sabato le qualifiche e domenica la gara magari. Non lo so, ragazzi, sinceramente in questo momento sono molto confuso, questa è la verità. Forse l'avrete capito anche da questo video. Mi sembrava però doveroso dovervi parlare, dovervi dire questa cosa, perché mi sembrava sbagliato restare in silenzio magari per delle settimane e poi arrivare troppo tardi a comunicarvi le cose. Quindi non lo so, ragazzi, in questo momento la verità è che non so cosa fare, quindi sono indeciso se finire qui il mio percorso su YouTube, oppure se continuarlo nello stesso modo, oppure se continuarlo in un modo completamente diverso. Non lo so, ragazzi, in questo momento penso che mi lascerò trasportare un po', appunto, anche dalle sensazioni, anche perché, ripeto, non essendo questo un lavoro, non essendoci nessun tipo di guadagno dietro, non è un lavoro ma è semplicemente una passione, come tutte le passioni le coltiva. Quando però la passione comincia a diventare un pochino ingombrante rispetto a tutto il resto, rispetto alla vita e rispetto ad altre passioni, capite bene che uno ci pensa, rimane anche lì un po' nel dubbio, ma deve cominciare a pensare a cosa fare, ragazzi. Quindi ovviamente comunque vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi ringrazio come sempre per tutto il sostegno che mi avete dato fino a questo momento. Vedremo poi, ragazzi, col tempo cosa ne sarà del mio canale, lo vedremo, sicuramente non chiudo nulla, quindi il tutto rimane, ma vedremo cosa succederà. Io ovviamente, ripeto, vi ringrazio, e chi lo sa, magari se ci vedremo in un prossimo video oppure no, questo, ripeto, ragazzi, non lo so. Nemmeno io, non vuole essere un video triste, assolutamente non lo è, però ragazzi, vedremo. L'unica cosa che vi posso dire è vedremo.